E allora, prima di tuffarci nel girone C ad analizzarlo attentamente, andiamo a vederci le tre meraviglie della Lega Pro di tutti e tre i gironi, uno per girone. Andiamo a vederli. Straordinario il gol di Sottovia, un colpo sotto, un pallonetto eccezionale, però Attilio io ti offro l'assist perché nei tre gol più belli c'è il gol di Marino della Regina, che è un giovane del 98 e che viene premiato come C-Scout della settimana, ce lo presenti? Assolutamente, una meraviglia, non è mai facile entrare ed essere decisivo a partite in corso. Roberto Marino, classe 1998, quindi 19enne, si è reso protagonista di una vera e propria meraviglia che abbiamo premiato inserendolo nei tre gol più belli. Centrocampista centrale, come abbiamo detto, classe 1998, la Regina punta forte su di lui e dopo Tommaso Cucchietti, un altro protagonista amaranto nella nostra rubrica, questa testimonia ancora il grande lavoro estivo fatto dalla dirigenza Regina. Marino, tra l'altro, voluto fortemente dal consulente di mercato Ennio Russo. Rolando, tu conosci molto bene l'ambiente di Reggio Calabria, si è ripartiti con un progetto legato ai giovani, con però dei giovani di valore che stanno dimostrando grande capacità. Tra l'altro non c'è ancora Di Livio, che si parla un gran bene di questo ragazzo, figlio d'arte, per ricostruire un ambiente importante si è deciso di ripartire dai giovani. Ma penso sia la scelta giusta, insomma. Reggio è l'ambiente ideale per un giovane. Io ho avuto la fortuna di vivere forse uno dei momenti più belli della mia carriera e devo dire che la porto sempre nel cuore. È una piazza che ti regala grandi emozioni, ti fa sentire giocatore. Secondo me per un giovane è importante perché ti metti subito alla prova.